Buongiorno, salve e Buonasera, ciao. salve a Buonasera, tutti, buongiorno, salve. buon Allora, pomeriggio. siamo qui ancora con Remotered Siamo con il sempre nuovo noi. episodio. Allora, la vecchia non è morta, quindi No, c'è continuiamo. qualcosa che. Allora, proviamo a dargli un colpo ultimatum. Se no, vuol dire che dobbiamo fare qualcos'altro prima. Tanto crea sta bottiglia. Piccala. Sì, Sì. non Coltelli. abbiamo Ci armi. sta un. Qui ci sta il. Su quel mobiletto laggiù dovrebbe esserci un coltellazzo? Qui? No, il tagliacarte l'abbiamo usato. Sì. Ma qua non c'è, Manca la paletta, ci abbiamo. vedi? No. Vabbè, ma qua puoi pure alzare il culo, questa qui non ci verrà mai. Ok. Però qui mi sa Ah, che... proviamo dentro la lavanderia. La lavanderina. Come sei corretto? Ah, ok. Che cos'è? Bene, Taglia carte. perfetto. Ok. Ora vediamo un po' se alla sesta la stronza muore. Ci muore. Se no vuol Oppure dire che siamo noi che ci abbiamo... morimo. Se no vuol E dire che dobbiamo abbiamo sbagliato sbloccare qualcosa. qualcos'altro. Se... Perché io mi ricordo che lei proprio la protagonista, ha detto: devo riprovarci ancora. A me Infatti, però boh. quello mi fa Dove sta venire la il stronza? dubito. Mi fa venire il dubito? Ma cosa ho Il detto? dubito. Vabbè, Dove sta? il dubbio. Non lo so. Non è la più pallida idea. Sarà a fumare la sigaretta al balcone, te lo dico. Ah, può pure Hai sorridere. urlato? No. Eh sì, oh, l'hai chiamata. Eh Ma che sta lì? sì, sento il lamento delle emorroidi. Ha visto. Scusami. Ma scusami, dove? Ma Ciao dov'era? Ma tesoro. Sì, ciaone. dov'era? Vabbè. Lì no. Facciamoci domande. Che poi con tutte quelle ferite dovrebbe correre di meno. Di nuovo in questo bellissimo posto, che bello, mamma mia, si vede Eccolo, molto. Oh, aspetta, grazie, signore. aspetta. È andata al bagno. No, aspetta, mo ritorno. Dici? Dipende tutto dalla musica, ragazzuoli, tutto No, dalla dipende musica. anche da se questa ha cambiato giro o no. La musica c'è ancora. Sì, quindi ovviamente sta ancora qua. Mo uscire mi sembra un po' improbabile Allora, perché la magari... sento parlare, però la musica non c'è più. Quindi deve essere nei dintorni. Se la senti parlare, probabilmente sta in questa stanza. Sento camminare. Guarda che... Sta panzona. Panzone! Ciao, panzone! No, Ma no, così ma a caso come su questa fa? Sì, panzona? ma infatti... Dai, girate, dai. Dai, coltella là. Abbassati. Have they completed their chores? Guarda, mo se gira. Obviously not. Muore! Muore! No, non è morta. No, ragazzi, No. inutile. No. Morta! Non ci voglio credere! Finalmente! Ma Le chiavi! Le chiavi! Scusami? No, basta. No, signore, cerchi di crepare. No, la riprese! No, non ci credo! No, era crepata, maledizione. Dovevamo dargli il colpo finale, come dentro... Sì, Silent Hill, dentro E Resident mo? Evil. E mo significa che è quasi morta, cioè gli dovevamo un altro colpo. Ma non Qui, dov'è? ho... ciao, Dai, l'ho signor. cercata pure. Sì, ma non ho il coltello. Nel bagno forse c'era qualcosa? In questo Forse bagno? nel bagno c'era la Oh, paletta. Io spero la ovviamente. fatica! Comunque sta crepando. Però bastarda, sei rialzata, stronza. Che cavolo, vedi? Significa che gli dobbiamo fottere le chiavi a questa.
Signore, su candy camera. Intanto l'abbiamo ammazzata, però vabbè. Insomma, è la sesta volta che gli diamo una coltellata, cioè. Però almeno ha fatto la cosa di morire per un po'. Oh, signore. Dai un po'. Ma non è che abbiamo preso il salvataggio sbagliato? Ora mi viene il dubbio. Ma non credo. Boh. Perché noi questo pezzo non l'abbiamo mai visto. No, girati. Niente. Sì, si è Sta qui. aperta, eccola. Paletta. Vabbè. Cioè, queste sono tipo le palette da giardino, no? Quelle là da vasi di fiori. Che Sta qua la cazzo stronza? c'hanno tutte queste palette? No. No, non sta qua. Fermate. Gira. No, non c'è. No, non c'è, vai. Facciamo Senti, ma se rumore. lanci... Sì, lancia la bottiglia. Lancia la tua sfera. Ok. No, Brera, aspetta. Com'era il... Cazzo? L'hai posata, non l'hai? Lo sai? No! Ma che... Ah, signor! Vabbè, Schiva, schiva! ciao! La panza che pesa! Mamma mia, lo sogniamo! Guarda, io per fortuna ancora non l'ho sognata, quindi non so te... No, dico, ce lo sogniamo alla musichetta. Sì. Gli è cascato il brodino per terra. Con qua, che È giro ha preso fatto? un infarto Dove avuto, sta? signore. Eccolo, lo Sta sta. sempre qua. No, però, intelligenza artificiale, sveglia un po'. Mi sa che non dovevi fare sta cosa. Oddio, sì. Oddio, sì. Oh no, non può correre questa. Fanculo, fanculo. Signore, vai, vai. Muori però. Dai, muori. Oh, Per me l'ha dato, forza, sconfiggi Andrea, sì. Me vai, vai. l'ha Sì, dato. prendi le chiavi. Stronza, Scappa, restaci morta. Scappa dal scappa, primo piano. primo piano. Dai, aspetta, ti ha levato pure il telefono. Sbaglio. No. No, usa il telefono. Ah, in sala d'aspetto. Ah, non nella sala questa qui. Era un altro Te l'avevo telefono. detto. Te l'avevo detto che non era questo. E mo? Bene, mo qual è? Qual è la Dove dobbiamo porta però? andare? Di qua? Di qua? Sinistra questa, per forza. Eccola, Dai, dai. grandissima. Mamma mia, finalmente, finalmente voglio piangere. Sì, vabbè. Ma che è Alice Madness, è diventata morta. Già sono morta. Niente, morta. Niente, Finito il niente ragazzi, gioco, finito il gioco, andate a abbiamo casa, giocato. andate in Andate pace, in andate in pace. pace. C'è tutta sta fatica e poi moriamo così. Immagini, finito gioco, adesso parte un altro personaggio. E dici, No, cioè. vabbè. No, tra l'altro adesso avremo, immagino, quindi lui avremo. Per forza. Lui è un po' problematico, eh. Alcuni anni dopo. No, addirittura? Ha sbattuto la testa, sei morta. La strage. Ma queste sono immagini vere? What? Ah, sarei quello. Gli avevamo dato fuoco noi? Sì. No! E lei? Ma siamo sicuri? Eh sì, è lei, sì. Aspetta, fammi sentire però. In condizioni pietose sta. Che cosa? Miss Sarah.
Allora, Celeste Felton, 13 anni, amata figlia adottiva di Richard Fender e Arianna Gallo. Sei scappata di casa, non è così, perché sei finita in questo dannato posto? Ok. Ok, vediamo un po'. Allora, Jennifer, ignoto, età 15 anni, Jennifer. genitori ignoti, provenienza ignota. Ignota. Coinvolta in piccoli furtarelli senza fissa dimora, dimostra un carattere riservato, ribelle e solitario, non ricorda e o rivela nulla dei genitori, appare confusa in merito al proprio passato, non ama conversare con le altre coetanee della struttura né i tutor. Tuttavia dimostra una particolare predisposizione per la composizione e l'eseguazione musicale al pianoforte. Assegnazione approvata, Stefano Celibe. Ok. Si sono uniti i racconti. Ma sa te sì, qua era più giovane, era. È No, più i indipendente. tacchi! I tacchi! No. No! Ma allora io non capisco, era più giovane e aveva dei Aspetta, aspetta, vestiti dopo più lunghi. vediamo. Ma perché saltella quando cammina? Ah, perché c'è i tacchi. Freddy Krueger? Dopo vi dico chi mi ricorda. Ok, Mi allora, ricorda aspetta, un aspetta. personaggio. I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the Un same fagiano, person, regà, un aren't they? fagiano. That girl was simply an orphan, a homeless nobody, and so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease, because the disease never existed. And the moths? Dicevo, mi ricorda Faccia di culo, uno dei cattivi dentro Tutto Vero, Tutto Vero, non ricordo se è DC o Marvel, però è uno dei cattivi. Vabbè, piccola parentesi. Dicevamo, passato un fagiano, regà, mi dispiace, ma qua passano selvatici Io vorrei poi davanti parlare un attimo casa. di quello che è successo perché probabilmente dobbiamo anche un po' spiegare, penso, perché credo che siano successe un po' di cosettine e chi non ha giocato al primo è un po' difficile anche per loro. Ora cercheremo di... vediamo di capirci noi soprattutto perché... E soprattutto la ragazzina, dove... Che è successo? Siamo ritornati... Oh, sapevo che era un sogno di quando lei si è seduta sul letto. You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me! That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. Vabbè, bevi, bevi. Tra un po' che io non lo so, mi faceva un po' Everything's all rompere right testa. now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slim. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! Andrea! That man That is man is dead dead and has been and for a has long been for a time. long time. He hung himself. Ma questo era il See, nostro accione. you were just dreaming. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You believe me, right?
She should get some rest now. Jen, do you need anything? I'm here for you. È partita la ship. Ma, oddio, i giri temporali, ok. Hai visto? Sì, sì. Vabbè, a caso. Listen to me. Are you new? I suppose so. I love that song. Not yet. Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen. I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I okay. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well, you're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. Ecco, due di picche subito. Figo di me. E quindi rimane così lei a guardarla. Vabbè. Tipo stalker. Quindi? Perché questa scena? Io te l'ho detto, è partita la ship, allora era vera la cosa. Io stavo a far finta. Sì, ma perché questa cioè... Vabbè, mo ne parliamo. Allora... Voglio finire, aspetta, voglio prima finire un attimo se c'è altro, allora, da farci vedere. La cosa è che sembrava che lei scherzasse dicendo faccio traffico di organi, vendo sigarette, e poi scopri che è vero. No. Sembrava quello il punto, capito? No, no. Cioè, comunque qualcosa di strano è sicuro in questa storia, perché se sì, no... Sì, sì, nel senso che comunque se devi andare là c'hai i problemi, ecco. Infatti mo... Il problema è che magari questa vede i mostri. Un'altra porta anche ad Alessi? L'hanno drogata. Stappiamo, morimo congelate. Said before, I believe you. Porcelain and everything else you saw. You heard Andrea. Ma la chiamano Porcelain, non lei? Sì, probabilmente il cognome, it's forse. Him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman, the same walking stick you were talking about. See? Aspetta che leggeremo tre ore dopo. Punto. Messo in scena, l'uomo che sarebbe impiccato il 14 novembre scorso era stato dichiarato fra i principali sospettati dell'incendio doloso appiccato al convento delle sorelle clausurate. Ah, ecco, il Cristo morente. Il professor Albert, vabbè, sarebbe inoltre stato collegato alla misteriosa scomparsa della giovane figlia del notaio, Richard Felton. Ah, ecco, quindi è lui. Lo stesso uomo che, ricordiamolo, fu anche egli coinvolto in un esperimento correlato ai pericolosi psicofarmaci Fenozil. Accuse ritenute ben presto infondate per mancanza di prove concrete. I famiglie di Wayman non avrebbero però rispettato la procedura standard e si sarebbero affettati alla cremazione dello spoglio del defunto, prevenendo esami approfonditi. Probabilmente questo l'hanno ammazzato prima di fare l'up to non si è impiccato. Non scendere troppo giù, no. Perché mi sa che appena scendi giù parte il... prevenendo esami approfonditi di un'autopsia dettagliata. Vabbè, difatti, sebbene il corpo senza vita alla base della loro dichiarazione fosse stata riconosciuta dal coroner, dai più vicini familiari, ormai non c'erano più, e dallo stesso socio in affari Stefano Ashman, le autorità si ritengono alquanto dubbiose sul reale motivo che abbia spinto la famiglia ad accelerare i tempi di cremazione.
E quindi sepoltura. sicuramente questo professore che quindi è impicciato con l'incendio che ha causato la morte di quelle suore dentro al convento, è intrecciato anche sulla scomparsa della figlia di Felton del primo capitolo. Quindi probabilmente da quello che ci fa intuire questa cosa, probabilmente la famiglia dei Felton si è vendicata. Hanno detto che era un presunto suicidio, hanno fatto la cremazione molto più veloce, probabilmente hanno nascosto questo tutto. Sì, Comunque, andiamo che avanti, coltellata vediamo. quella. Loro sanno chi sei. Perché chi siamo? Vedete che Jen è un diminutivo di un nome molto più lungo che poi scopriamo. Eddio, che cosa? Ah, ok, stiamo con qualcuno. Senti, io però vorrei dire un attimo una cosa. Dica, Allora, dica. intanto analizziamo un po' bene di quello che abbiamo visto. Allora, il primo capitolo di Remodeled si è unito al secondo, chiaramente e palesemente perché abbiamo rivisto Jodie Foster, che Ma tra era lei l'altro... Sì, è veramente? lei, sì, è lei. Tra l'altro abbiamo notato che Robert Felton, quello che noi nel primo capitolo si era dato fuoco da solo, è ancora Sì. vivo, quindi l'hanno portato in questo hotel, in questo Si qui, vede che si è si è salvato, tra salvato, sì, virgolette. e l'unico che si è salvato è lui e Jodie Foster, Guarda. è stato ricoverato, io sono sicura, in questo hotel, nello stesso hotel dove noi stiamo giocando ora. Quindi ora, e si svolge dopo questo avvenimento, questo qua che succede quindi. Quindi probabilmente, cioè, si svolge dopo ma di poco, capito, in realtà, perché penso Di che siano qualche anno, dici? Di incastrati, penso, no, in realtà penso di mesi, perché penso che siano incastrati tra loro gli più. eventi. Ah, addirittura così vicini. Ah, Sì, dici che esatto. incontriamo la Jodie Foster da sta Probabilmente ragazzina? sì. Probabilmente sì, Ah. perché Jodie Foster, quando abbiamo letto il fascicolo... No, perché sembrava più giovane, perciò. Non Ma il sembrava. fascicolo... Però quella cosa era successa prima, per forza. Sì, ma soprattutto lei legge il fascicolo parlava di lei, di questa qui che Eh usiamo. sì. Uno, e due, quando lei è dopo, quindi probabilmente sarebbe più vecchia del primo, si è tagliata i capelli, è Sì, a quello, eh. parte se è tagliata i capelli, si è vestita finalmente non più da vecchia, cioè Sì, deve essere infatti. passato. No, devono essere passati degli anni perché No, i non lo so. vestiti. Sì, ok, il fatto è che i vestiti cambiano negli anni. E in questi anni qua i vestiti sono cambiati tantissimo. Poi io non sto veramente capendo in che anno siamo, in realtà. Perché Non lo so, forse negli lei anni ha le 60, non so. cuffie. Lei ha le cuffie, un po' Vabbè. futuristica come cosa, però Vabbè, fai conto che stai sembrano. in in collegio, quindi lì sono tutte Siamo in un la collegio. Sì. divisa, eh. Sì, siamo ancora con la divisa e tutto quanto, poi la felpa, visto che quella c'era la felpa, Capito, non so vabbè. se non doveva essere una felpa, doveva essere un golfino in realtà quella cosa, Vabbè, però vabbè. quindi probabilmente incontreremo di nuovo Jodie Foster, probabilmente la riuseremo forse anche, quindi prepariamoci perché insomma, vabbè, con Jodie Foster già Bene, conosciamo tutto perché avendola già bene. giocato. I tried to warn you. I tried to get you to leave, but you never Beh, c'è bisogno understood. manco di For fuck's imprecare sake. però, Why? Who do they think Vai, I esci, am? dai. Ah, no, She's non mi left alone. abbandonare. Non mi Guarda se abbandonare. mo non diventa You Lea don't cattiva. know. No, no, io mi metto a Then piangere se I can't diventa remember. Lea. They found you and they brought you here. To this. Facciamo finta No, di sta comodo. niente. Facciamo No, finta di fai niente. la scappatella magica con l'amica. No, no. That drug. The disease. What does Ma non that puoi have to do with correre? me? No. Oddio! Beh, Your birth mother. pare di She's stare in the una cause nave. of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jen. Look at me. You mustn't do anything Qui è neanche di or te. trust anyone. Is this the reason why we met? Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen.
It had nothing to do with this. I've always been honest with you. Lynn! Lynn! No, dove vai? Not again. No, fa molto Alice in Wonderland sta cosa però, eh? Ma tanto. Ma così? Oddio, ma siamo noi che famoso verso? No, secondo me è dietro di noi, non ti puoi girare? She does everything that she is capable of. Ma che lo fa? To maintain control. Niente, dobbiamo leggere. Dai, guarda un po' in giro, perché secondo me questo spunta una certa. Eliminating the threat. Una chiave. E alzati. Ok. Comunque sì, ci sono delle cose su Alice in Wonderland, o forse addirittura in Alice in Madness, il videogioco. Cioè, quindi praticamente faccio, cioè, capiamo bene, quindi lei quindi è drogata, quindi. Mo in questo momento sì, mo l'hanno drogata. Ok, qui è chiuso. Ah, questa è la cosa del cinema. Questo è per nascondersi. Questa... Ma noi tra l'altro stiamo sotto effetto di droga, tra l'altro. Eh sì, l'ha detto lei che ci hanno drogato per farci dormire. Ok, una mela falena. Mamma falena. Dobbiamo pure ritrovare l'amica. Beh, Lynn ormai è morta. Scacchi? Te fa fare qualcosa con gli scacchi, per caso? No. Aspetta, ma quella è la regina? La regina è caduta? Significherà qualcosa? Ok. Mazza, ma chi ha messo sto tappeto? Mamma mia. Non t'ho piegato male. Vabbè. Un telefono. Sarà questo il telefono che dovevamo sbloccare? Boh. No, è quello del... è questa la sala... Sì, metti un po' gli obiettivi che ti dice di fare. Sblocca e usa il telefono in sala d'aspetto. Trova Lynn. Devi. E poi accede all'ufficio del direttore. Rispondi al telefono. Il telefono. Ma scavalca un po' solo. Non so se si può scavalcare. Aspetta. Sì. Chiavi. Prendiamole, buone. Okay. Sta squillando il telefono comunque. Ok, aspetta il telefono. Oh, ce l'avevi davanti. Non era quello? No, qui no. Fuck, it's locked. Oh, there has to be another way. Ah, ok. Ma non sto capendo. Qual è l'orrore? Il telefono allora. Segui un po' il rumore, perché io non riesco a seguire il rumore. Can hear it ringing behind the door. No, non può venire da qua. Deve essere qui dintorni. Ritorna sul balcone, sul bancone. Aspetta, fammi vedere qua anche. No, qua non si sente. Merendine? Ma in che epoca siamo? Non capisco. Allora non è... C'era non è il distributore. Ma questo è un distributore troppo moderno. Hanno sbagliato qualcosa. Non probabilmente lo so. Non è tanto lontano. Aspetta, ma usciamo di qua, maremma. Mamma mia, ma rompi il vetro, mamma scappa. Mamma mia. Allora. No, vai verso il bancone. Ma fa niente. Allora, aspetta, vai a destra. Aspetta. No. Se c'è una porta di qua. No. No. Mamma, è brutto. Vabbè, allora è in... Allora dobbiamo vedere meglio. È in quella porta là. È in quella porta là dove lei dice cacchio è chiusa. Non questa, quella dentro. Ah. In questa porta qua. È chiusa. Ma noi le chiavi le abbiamo prese però. Cioè, questo però. Non è chiuso. Aspetta. Allora. Allora, chiudi qua. Mamma mia! E che
Una ceppa. Mamma mia, ma dagli una gomitata a quel vetro. Allora. Prova quella porta laggiù in fondo ad aprire, Quella. perché noi comunque abbiamo preso delle chiavi. Ste chiavi devono aprire qualcosa. Non aprono manco questa. Ma che cacchio? Allora saliamo di sopra, che te devo dire? Cioè, non sto Sopra capendo. risaliamo? Non ci fa aprire niente sta chiave. Ancora più sopra? Perché voglio provare a capire. Poi ci sono altre porte. Un cartone. Cartone del latte. No, chiuso. Greta Thunberg Greta salisse. scomparsa. Ragazzi, finita. Senza Greta non potevamo fare nulla. Allora. Scusa, quella la posso prendere la corda, ma fa più, vabbè, ciao. Ma guarda un po' se dobbiamo andare proprio. Te lo dico io dove. Camera nostra? No, dove c'era quello là che avevamo visto, se. Fare, dobbiamo ritornare qua. Abbassati, Se. apri questa. E ci sarà ancora quella a far cucito? No. Addirittura questo. No, e che c'entra? E qual è? Guarda, la porta è chiusa. Se. Ma noi passiamo lo stesso? Hai preso una corda per lasciare una corda. E vabbè, ma di qua è inutile passare. Dovremmo provare di là, dove c'è il salvataggio di solito. Allora, questa sta a dormire insieme ai corvi. Non lo so, lasciamo là, eh. Ma mo' schermo a noi ci deve far sempre rosso. Non Ma si lo sente? so. Che? E non lo senti? Ma non lo senti? Si sente il coso, il telefono che squilla. No, io ho il volume alto, ma tra l'altro ci siamo. Prova a scendere di sotto. A fa che? E prova a capire da dove viene il rumore. No, ci stiamo allontanando dal rumore. Mamma mia, ho paura ogni volta qua la luce, mortacci sua. Perché Allora, proviamo da qua. io qua lo sento. Deve essere una di quelle porte chiuse, quindi Se. tutto a destra. Sì, tutte le. C'erano due porte a destra qua. Cioè dritte. Sì, noi comunque siamo tipo in fin di Quella vita. no, quella no. Questa qua o quella laggiù in fondo? Allora, questa, Ecco. ecco. Ah, signor signore. Se. Dove devo Sarà meglio andare? che faccio piano. Sdru, Aspetta, c'è una chiave sdru, sdru. Sdru. dalla falena. Dove devo andare? Forse sul comodino lui ha qualcosa? Fa Ma è morto. niente, ma io vedo qualcosa sul comodino. Le chiavi? Guarda, secondo me lui è morto comunque. No, no, si muove. Chiave dell'ufficio, finalmente possiamo tornare giù. La Piano. bandiera italiana. Mamma mia. Comunque io non guardo nemmeno né in bagno né a Namo, Namasene, namasene. eh. Tra l'altro andiamo a salvare. Ma se cagamo, eh. Sì, sicuro, guarda. Sicuro c'è lui, sicuro. E lei è pure mezza drogata adesso, quindi. Ma c'è una luce che viene da sinistra. Aspetta.
Niente, non mi ha fatto vedere. No, volevo capire. Che... A destra? No, destra, destra. Questa è sta. Ah, ma non è la luce, è per terra, vabbè. Pavimento, il grade del pavimento. Fai troppo rumore. Allora, ragazzi, noi ci fermiamo qui. Finalmente siamo andati abbastanza Avanti, avanti mamma mia, finalmente. e noi vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio. Seguiteci sempre sul nostro canale, Mi su raccomando, mettete mi piace, Instagram. seguiteci Sì. e iscrivetevi al nostro canale. Esattamente. Seguiteci su Instagram, scrivete sotto le nostre foto, mi raccomando. Sì, E sì, sì, niente, sì, sì, noi sì. ci E ci vediamo vediamo al al prossimo prossimo episodio. episodio. Ciao! Ciao!